Ragazze, è un episodio roba. Qui avremo un percorso di cose che alcuni di voi potrebbero neanche immaginare ci fossero in Final Fantasy X dopo l'esperienza, diciamo, lineare fino ad ora, che abbiamo cercato di impepare quanto più possibile, ma... Anche questo è un Final Fantasy, ragazzi. Ho in mente determinati scalini, passaggi, percorsi da fare slot per slot, capitolo per capitolo, affinché voi possiate ben capire tutto quello che si può fare e un buon ordine per poterne parlare chiaramente. Andiamo, andiamo. I'm no good at all. What are you talking about? All this time I've been thinking about how to defeat Sin. But I... Beyond the teachings of Yevon, I know nothing. I'm sorry. Yuna, no apologies. But... Apology is running. Yuna never run away. Thank you, Kamari. So, Kamari, you got any good ideas? Yevon's teachings. The teachings won't help us fight Sin. No answer in the teachings. Answers lie outside. Must know both sides to find answer. Both sides. Micah knows much. Find him, make him talk. That's it! Kamari, you rock! To Bavel, then. Through the front door. You worried? I'll be fine. We can't stop now. Hey, guys, I just had a great idea. It was my idea. Let me tell them. It's like this, yeah? I just thought... The hymn's the key. The hymn? Sir Jett likes the hymn of the faith, correct? Yeah. That's why he was listening to it in Makalania. Sin, violence incarnate, listening peacefully. I know it's your old man, and I don't mean no disrespect, but... No, it's fine. I've gotten used to it. Let me say it. If we attack Sin head-on, we've little chance of winning. However, if he hears the hymn of the faith, he will become docile. Yeah, and that's when we make our move. Might be against the rules and all, but who's keeping track, yeah? Yeah? Yeah, it could really work. Yeah, yeah. It's worth a try. La sentite questa musica? La sentite questa velocità? Vi ricorda la Laguna Rock? Allora. Ogni cosa che andremo a fare probabilmente porterà verso qualche pausa o intermezzo ascensore, perché le armi finali di Final Fantasy X sono da discutere, gli oggetti per ottenerle forse un po' meno, ma fondamentalmente il modo in cui si ottengono quegli oggetti porta... a sfide, segreti, minigiochi, chicche e, volendo, anche critiche. Quindi, dinanzi a questo paesaggio, dinanzi ai protagonisti che finalmente volano e hanno un obiettivo di trama, ignoriamo tutto, ogni cosa. Well, I guess it's all or nothing. Esatto, e per questo ci prepareremo a dovere. I got a good feeling about this. Riku. It really was my idea, you know. Allora, partiamo subito con il cuore spezzato. Non so quanti di voi sono blind al punto da vederlo in diretta, ma... Yeah, that sounds like a plan to me. Our baby here will take us anywhere we want. Questo è il mondo di Final Fantasy X. Penso che tutti noi abbiamo visto un po' l'inizio di una certa fine arrivati qui.
ma devo dire la verità, in Remastered è veramente splendida Spira. È possibile muoversi di area in area senza purtroppo poter esplorare una mappa 3D, e questo probabilmente, se non sicuramente, deriva da scelte che riguardano regimi di qualità. Credo che non volessero fare una mappa cartunesca o brutta rispetto a quello che era la potenza di PlayStation 2 o appunto il loro obiettivo, e quindi hanno deciso di fare questa sorta di diorama. È molto molto bello vedersi, ma giustamente dopo Final Fantasy IX il cuore un po' si sbriciola. Allora, è possibile fare diverse cose. Cercare, letteralmente, in tutta la mappa aree segrete, a mano. Inserire password di luoghi segreti, e qui molto presto vi prenderò tutti in giro e voglio proprio vedere le vostre reazioni a riguardo, visto che ci sono rovine ultramillenarie che riposano su tutta Spira. Decifra i rebus in Albed e digita le password ottenute. Non ne abbiamo per ora. Giusto, ragazzi? Non guardatevi in giro. Non ne abbiamo per ora. Ne riparliamo dopo. E è certo che è errata! Andiamo in lista con quello che è il nostro primo obiettivo. Collezionare le armi finali e ottenere tutti i segreti nel percorso durante il quale lo faremo. Allora, attraverso il quale lo faremo. Il nostro primo step, ragazzi, è il bosco di Bacalania. Si parte dalla Piana dei Lampi, si va all'entrata e si fanno un po' di cose. Dai, di la battuta! Yeehaw, here we go! Yeehaw, here we go! Oh sì! Lo sentirete spesso, lo sentirete spesso. Oh, che mancanza. Mi mancava un po' questa atmosfera. È dolce, molto dolce. Questo non è un percorso ottimizzato, eh. Diciamo che ci sono cose più intelligenti da fare, visto che in questo episodio otterremo incontri zero, per dire. Quindi averlo subito aiuta in certi percorsi un po' noiosi con vecchi mostri. Ma per amor di spiegazione, di esposizione, secondo me questa è la scelta migliore. Ed è una delle cose che non mi piace di Final Fantasy X, a dire il vero, questa mini quest. Vediamo. Abbiamo appuntamento qui con papà, ma non arriva. Ho appuntamento qui con mio marito, ma non si vede. Beh, signora, suo marito è un po' goffo, oppure vi siete capiti male, perché in realtà... si trova... Sei per caso tu? Che sarà successo al tempio? C'è un via vai di templari. Già, abbiamo già visto cosa succede se si va al tempio. Ma non era lui, ovviamente. Eccolo qui, un po' perso. Che bello vedere Iguado così. Ho appuntamento qui con la mia famiglia, ma non arriva nessuno. Ma ti aspettano di là. Oh, davvero? Grazie! Andiamo, andiamo. Allora, tecnicamente, diciamo che il modo in cui si andrà a ottenere quello che è l'oggetto chiave per poter sbloccare le armi finali, ossia il potenziamento, no, di quello specchio che abbiamo ottenuto. Grazie per aver trovato mio marito. Grazie a voi ho ritrovato mia moglie. Poco fa, però, mio figlio si è inoltrato nel bosco. Ma mio figlio ora è solo nel bosco. Cosa posso fare? Chiederlo a noi, come sempre. Siccome io non arrivavo, è andato a cercarmi. E se incontrasse dei mostri? In realtà, vostro figlio è molto furbo, per quanto un pochino troppo impulsivo, visto che ha trovato questo percorso magico meravigliosamente espresso in questi madreperla, cioè in questa ponte madreperla di particellari, non sono particellari a livello di engine, ma spesso si possa immaginare in un remake che sono letteralmente tantissimi cristalli che brillano, no? Qualcosa del genere. E è andato qui. Prima non potevamo passare, adesso la signora che bloccava il passaggio si è spostata e c'è questo misterioso bocciolo, questa sorta di artefatto naturale cristallino che ha colto l'attenzione del bambino. Questo luogo è misterioso, deve esserci qualcosa. Secondo me qui si nasconde qualche segreto. Chissà cosa sarà. Specchio offuscato. Non lo uso? Lo usiamo. Quindi partiamo dal presupposto che tramite questo abbiamo ottenuto il vero potere dell'artefatto magico in grado di sbloccare delle armi, in grado di distruggere dei, lo specchio dei sette astri. Però non è molto, molto JRPG questa cosa, veramente tanto.
cioè si esplora, si approfondisce, ti viene in mente quello che hai lasciato in sospeso e infine sblocchi la chicca. Però ecco, se... Ok, andiamo agli oggetti chiave. E vediamo che è la superficie dello specchio che irradia luminosità. Comunque, vedete, vi ricordate quando nella serie vi ho parlato del minigioco delle farfalle? Questo è già un pochino più simpatico, è letteralmente un minigioco molto alla Final Fantasy IX. Molto bene, i premi cambiavano appunto in base a quanto si avanzava nella trama. Ora che abbiamo ottenuto la nostra cara, stupenda aeronave, facciamolo. Ci sono dei percorsi precisi, ovviamente ormai scoperti da tempo, ve li mostrerò a schermo, otterremo il nostro premio e una volta completate le due parti del percorso, quello che conta davvero. Oh, poverina. Ah, Ade. Ok. La difficoltà maggiore di questo minigioco penso si noti subito che è la parallasse, perché zigzagare attraverso le farfalle può essere estremamente ingannevole nei risultati. Se osservate il mio percorso e quello della guida ufficiale, vedrete che la chiave di solito è muoversi diagonalmente da un angolo all'altro, rimanendo attaccati però all'estremità dei tronchi quando si fanno repentini cambi di direzione. È semplice, ma particolarmente rognoso. E questa è fatta. Probabilmente qualcosina in post commentario l'ho detto, perché mi fa piacere intrattenere in questi casi anche durante la concentrazione, ma è stato secondo try, quindi sono minigiochi davvero, davvero semplici. La telesfera è un premio stupendo, in realtà, per quanto ormai non ci serva così tanto, abbiamo già visto che si può giocare parecchio con l'ottenimento di abilità particolari, no? E quindi, ovviamente, ne faremo buon uso. Tuttavia, ci serve la prossima schermata per ottenere il premio finale. Quindi, per cui, facciamo un po' di backtracking e andiamo al prossimo. Ci siamo! Nella seconda schermata è importantissimo fare attenzione a tre cose. La prima è invertire la direzione e recuperare la farfalla nascosta all'inizio. La seconda è stare attenti alle hitbox particolarmente ballerine di alcune delle farfalle più malandrine, come appunto nel primo zigzag, dove bisogna farlo solo all'inizio e alla fine percorrendo una linea retta nel mezzo. Ed infine, stare tremendamente sul pezzo appena si riesce a finire la corsa con successo e fermare Tidus, indipendentemente dalla tensione. Un passo può rovinare tutto, portando il gioco a caricare la zona successiva prima di poter ottenere il premio, e non lo vogliamo. Ed ecco qua. È andata bene, ma stavolta siamo al terzo try, perché alcuni zigzag sono terribilmente infami e stare all'interno dell'ultimo tronco è fondamentale, questo mi era sfuggito nei ricordi soprattutto. Principalmente, ragazzi, il vero consiglio che devo darvi è di fermarvi appena prendete l'ultima, perché il bordo della mappa è vicinissimo e l'inganno terribile di vedere il proprio progresso cancellato a causa del cambio di ambientazione e di mappa è terrificante. Emblema di Giove. Questa è fatta. Macalania ci ha fatto un dono, ma l'aeronave ce ne sta per fare molti di più. Torniamo in volo. E di ritorno il nostro prossimo passo in questo viaggio di roba. Potenziare Tidus, ragazzi. Perdonate la foga con cui parlo, è un po' cartonesca, ma qui siamo praticamente in un cartone animato. Questi episodi sono per me preziosissimi. E quindi riportiamo il nostro caro guerriero, il nostro ingenuo giovincello, dove si trovava prima, in un percorso che lo avrebbe portato al meglio di sé. La strada di Wakka. Oh sì, decisamente oh sì. Anzi, abbiamo 45 livelli da sfruttare, è arrivato il momento per il nostro Tidus di farlo. Capirete molto presto perché. Eccoci qua, ragazzi.
Non ho fatto montaggi divertenti o con background di risate che ricordino i precedenti spiriti dell'esperto, perché in realtà non abbiamo fatto niente di particolarmente speciale. Questo potenziamento è un piccolissimo passo verso ciò che è un momento a breve che vi divertirà, ma che al di là della bellezza di vedere tutti questi potesfera fisica, no? Utilizzati di fila in un'estetica che un giorno, ve lo posso dire, coprirà l'intera sferografia. Chi è blind avrà delle sorprese piuttosto forti per quanto concerne il potenziale di questo sistema di gioco, anche dopo tutto quello che avete visto. Beh, insomma, ho potenziato Tidus per un motivo molto semplice e terribilmente narrativo della serie. La vendetta. Vedete, se noi andiamo a vedere il suo status, ora lui ha 94 a forza, che rispetto al nostro main hitter potremmo dire wacca, ecco, è decisamente superiore. Indi per cui, vendetta di cosa? Ehi, Sid, portaci sulla mappa. Vedete, si può facilmente intuire, guardando il viaggio, il pellegrinaggio, ricordandoci il nostro percorso su Spira, che se siamo arrivati qui e si è partiti da Beside, qui da qualche parte si troverà probabilmente un certo tempio, che si chiama Tempio di Baj. Questo è il luogo dove abbiamo cominciato la nostra avventura, ove Sin ci ha lanciato. Ed è una mappa nascosta. Percepite la libertà? Non è la stessa di un tempo, ma vi garantisco che è qui. Forte. E in questa pozza d'acqua si trova lui. E mi manca terribilmente. What's up? Something here? I almost got eaten by a fiend here. Payback time. I get the picture. All right, let's go. Li adoro, li adoro. Allora, in questo luogo, ragazzi, si potrà trovare una cosa sorprendente. Un segreto di grande importanza. Tuttavia, prima di questo, dobbiamo reincontrare una vecchia conoscenza. Mi piacerebbe tornare a parlarvi della grafica, ma l'abbiamo fatto abbastanza, anche se questo probabilmente è il mio mostro preferito all'interno delle boss fight di Final Fantasy, cioè mi piace veramente tantissimo. È anche tra l'altro debole a tutti gli elementi, e 32.767 è un numero che secondo me è molto buffo, in quanto sembra essere molto la metà, o comunque molto vicino alla metà, per essere eufemistici, di quello che è il massimo valore nei vecchi giochi a pochissimi bit, no? Del codice, che era 65.535 o 635, mi pare. Lo metterò sicuramente a schermo, ma non voglio essere troppo didattico adesso e andare più in flusso di coscienza. Tuttavia, per carità, questa è una boss fight interessante, è stato potenziato, ora ha nuove mosse che possono pietrificare, può divorare uno dei membri del party per poi risputarlo fuori, ha anche un bug nel codice che permetterebbe, nel caso uno dei nostri personaggi fosse in stato su zombie, di essere afflitto egli stesso da zombie. È pieno di strategie simpatiche, ma preferisco andare di cuore, preferisco andare di questo. Josgwain. O Josgaeno. Sparisci, abbiamo da fare qui. Meritatissimo. Ho deciso di fare questo scontro in questo modo perché è il simbolo assoluto dei JRPG. E questo mostro, questa creatura, questa boss fight segreta comunque, ci permette di droppare armi con incontri zero. Il drop dell'equipaggiamento è al 100%, ma deve essere un'arma per avere incontri zero. Quindi, scudo reflex! Ce la prendiamo come una pallonata di wacca. Per carità, molto bellino, eh? Ma nope! の爆弾
Ed eccoci qua, ragazzi. Incontri zero. Un'abilità che secondo me è perfettamente simbolico equipaggiare e voler ottenere proprio in questo episodio. Perché ne abbiamo parlato anche in passato, no? È ovvio che tramite tangente e oggetti speciali sarebbe possibile modificare un'arma affinché possa avere questa abilità anche prima. Tuttavia, in questo episodio è arrivato il momento di poter dire: non serve più farmare. Farmare o uccidere i mostri, in questo caso, rispetto alle nostre chance, a quello che potremmo fare giunti all'aeronave, diventa inefficace. Ed è importantissimo da dire, perché prima non era effettivamente così. Ora, con la consapevolezza, no, di questo spirito, è arrivato il momento di non voler assolutamente avere incontri casuali. Ed è il motivo principale per il quale siamo venuti in quest'area ora e non dopo, quando potremo completarla. Perché vedete, non possiamo ora. In questo tempio si nasconde un segreto ed è incredibile sapere che l'avventura è cominciata qui. C'è qualcosa di molto importante in queste macerie. Vedete quel simbolo? Vedete la porta dietro quel simbolo? Questo è un chiostro. E là dietro c'è un intercessore. Sei templi albergano sei tesori. Apri i forzieri nascosti nei vari chiostri della prova e fermati di fronte agli emblemi se vuoi che ti si apra il cammino per il Naos dell'intercessore. E ovviamente sapete benissimo quale ci manca ormai. Soltanto uno. Uno che non è disponibile la prima volta che si raggiunge il gioco. Ed è proprio grazie a Incontri Zero che potremo raggiungere il chiostro di Zanarkand in totale libertà. Raccogliendo, intanto, preziosi premi. Mega Elisir e Mega Fenici. Mica poco. Torniamo alla fine di tutto. Ora possiamo farlo. Finalmente possiamo farlo. What good is this place? All that trouble getting here, only to find ruins. Well, a lot's happened. You should know. There's no more final summoning. What do you mean? Hey, we've got a plan, okay? And this plan's going to work? It has to! So, you're saying it's all in your hands now? Fine. You do what you like, however you like. I'll just wait my turn. Well, it doesn't matter who does the deed, but are you sure you're up to it? You just watch. We'll get Sin. Oh, I'm sure you will. But hello, shall we? Comunque è veramente un tocco d'artista, eh? Creare le ombre nelle texture, per esempio dei lacci del vestito, per far sembrare che non siano solo texture. Veramente figo. Ma qui, ora, l'ultimo enigma è ciò che non è stato mai fatto prima, in questo chiostro intendo, ossia illuminare solo ciò che prima era un errore. I quadrati. Facciamolo! Prendiamo la sfera della distruzione e il premio che si nasconde a Zanarkand. E quindi, già, torniamo al tempio di Baj. Bello poter sentire questa osta all'interno dell'ultimo chiostro. Mi mancava, un po' mi dispiaceva giocare sempre con quel tema super ansiogeno. Niente. Il premio di Zanarkand non è male, eh? Non è male. Sempre riferito a possibili giocatori che non smanettano troppo, è un ottimo equipaggiamento.
Ovviamente nel momento in cui hai le mani in pasta, no. Assolutamente no. Boom. Tra l'altro, ora si capisce ancora di più il simbolo che appare quando si apre lo scrigno. Il Magister è una staffa per Yuna che offre consumo MP mezzi. Non male, non male. Potrebbe essere meglio, ma non male. Ok. Ok, ok, preparatevi. Eccoci qua. A togliere l'ultimo sigillo a un Naos proibito a chiunque non abbia completato ogni parte del pellegrinaggio. Sempre per fare eufemismi. Sì. Stiamo parlando di un eone segreto. E quale? Già. Che meraviglia. You are Maester Seymour's mother. So you know, yet still you seek my aid. My son, do you not hate him? It is all right. He is the one who sowed the seeds of hatred. He is to blame. But I am at fault for letting him become what he was. He was always alone, half Guardo, half man. I wanted to give him the strength to live by himself. And so I became a Faith. But because I let him taste power, he began to thirst for more. He was not satisfied with my Aeon. He wanted more, more power. And he found Sin. Yes. Come, Summoner. I will bestow you with my power. The Dark Aeon, Anima. Destroy Sin and my son's obsession with it. E vi garantisco, ne è perfettamente capace. Though it is small recompense for what I did to him. Abbiamo ottenuto Anima, ragazzi. E credetemi, in realtà è una chiave molto, molto importante anche per alcune belle barriere. O chiamiamoli muri di quello che sono gli scontri di Endgame. Questo chiostro è... Questo Naos è meraviglioso. Anima è meravigliosa. Uno dei design più ispirati, potenti e... anche... forti, cioè potenti emotivamente, ma forti visivamente di tutta la serie di Final Fantasy. Possiamo tornare indietro e sfruttare questo potere come chiave per ottenerne un altro. Oh, credetemi, questo episodio roba sarà un bel zigzag. Ma infatti, prima di ottenere un altro eone segreto e chiudere finalmente una quest lasciate in sospeso da un po'. Andiamo a Luca. Eccoci. Wow, mi mancava Luca. Vi fa sentire un po' di nostalgia, ragazzi. Oh sì, anche il Blitzball ci aspetta. Ma qui abbiamo gli spogliatoi dei Bayside Aurochs. E, insieme ad essi, una sfera di Jekt. Già, abbiamo anche loro.
at that last match? Yeah. But I don't understand why you wanted me to. Didn't you say you have Blitzball in your Xanarkand? Not a sportsman, are ya? Working on your form? My form don't need no work. I'm the Great Jet. It's for my kid. Your son plays Blitzball? Yeah, and he wants to beat his old man bad. Once I told him to give it up, he didn't speak to me for a week. Wonder what he's doing now. I hope he got bigger and put on some muscle. Hey, what's the big idea? Stop shooting! Certo che Jack da adulti è un personaggio completamente diverso, per carità, eh? Un bel cazzone, ma completamente diverso. Ehi là! Oh, Rox! Il matrimonio di Yuna è stato disdetto, meno male! Io sarò sempre dalla parte di Yuna! Oh, che dolcezza! Sapevo delle origini di Yuna, ma non ho detto mai niente a Wak. Il clero ha perdonato la milizia? Era ora! Yuna è una traditrice! Nessuno ci crederà. Ah, ma io credo che invece qui ci sia una cosa molto importante. Simbolo di Mercurio. Così. Molto, molto, molto JRPG anche questo. Però intanto stiamo ottenendo le chiavi per le armi finali. È arrivato il momento invece di ottenere il potere finale. Chiamiamolo così. Ai ai ai. Ragazzi, credetemi. Non so attraverso cosa state viaggiando voi con le emozioni, ma sentire tutte queste host di seguito è un caleidoscopio di ricordi. Anche di questa serie, eh? Anche di questa serie. Ma è arrivato il momento di tornare al Tempio di Remiam. Ed è incantevole muoversi senza incontri casuali. È molto piacevole, per carità, il Chocobo lo fa un po' a priori, però ecco. Ah. È risanante, risanante. Belli siete, belli. Piumosi, morbidi. Vi ricordate che abbiamo ottenuto un oggetto chiave attraverso le catture dello Zolab? Quello, insieme al possedere anima, beh, romperà un altro sigillo. Che avrete appunto già visto. Questi templi nascosti che non fanno parte del pellegrinaggio, mi sarebbe piaciuto molto avere qualche extra a riguardo. Per carità, tutto molto intuibile, specialmente per come abbiamo scoperto funzionino gli eoni. Infatti io immagino che buona parte delle invocazioni possano cambiare nei decenni, bonaccia dopo bonaccia, eh? Non tutte, ma alcune sì. E questo triplo simbolo è quello delle sorelle Magus. L'ultima evocazione di Final Fantasy X si potrebbe anche discutere e definire la più potente, sicuramente la più utile in generale, sempre riferendoci a ragazzi e giocatori comunque che non vanno proprio a esagerare con il perfezionismo, però non scherzano, in quanto, e lo stiamo per vedere a schermo, hanno una loro intelligenza artificiale, sono autonome. Ma tutti i loro comportamenti e comandi speciali possono essere appunto studiati per poterle rendere delle combattenti eccezionali. Perché sono costruite per essere efficienti. Sono tre creature invocate contemporaneamente che si potenziano, si difendono, si curano. E sono ovviamente una certa citazione che ho apprezzato moltissimo perché comunque Final Fantasy X non mi aspettavo lo facesse. In tutta franchezza. Benjamin. Allora, con lei abbiamo un certo non conto in sospeso. Abbiamo scoperto tempo addietro quanto fragile sia come side quest di difficoltà. Quindi vi faccio vedere le sorelle Magus, mettiamola così. Choose your Aeon will, Summoner. E lo so che non vedete l'ora. Non vedete l'ora
di anima, ma tempo al tempo. Resistete ancora un po'. Vedere un'invocazione per la prima volta è una cosa che mi manca molto. Era un momento unico. Non sapevi cosa aspettarti. Erano animazioni che attendevi come un bambino il Natale. Eccole qua. Lascia carta bianca. Attacca con tecniche speciali e magie. Abbi pietà! Usa magie di recupero e rientra. Visto? Si autogestiscono, ma tu puoi dar loro un consiglio. E soprattutto, sì, non hanno il limite di danno di 9999. Continua così, appare, affinché tu possa appunto dare un incipit, no, al funzionamento della battaglia, quindi continuare ad attaccare, ma vorrei che continuasse a pensarci da sé. Santo cielo, Benjamin. Non sei buona nemmeno a far fare una spiegazione per Leone più potente del gioco. Oh well. Stop. Grazie. Io ho sfruttato la pausa per spiegarvi le tre magus. Ma Yojimbo è stato particolarmente fidelizzato, mettiamola così. ma c'è motivo di cui rallegrarsi, milady. You've got quite a name to live up to, daughter of Braska. Però ora c'è il boss finale. Very well. Now, are you ready? E voglio mostrarvi qualcosa per questo boss. Come potete notare, la piccola ha fatto un enorme, gravissimo errore. E per quanto io sia desideroso di approfondirvi tutte le abilità di anima e come la si può anche potenziare per rendere ancora più efficace, come sempre Haste fa il suo porco lavoro, vorrei dedicare questo momento a tutti coloro, forse i pochi, nei commenti lo scoprirò, che non hanno mai visto Chaos D. Il turbo, l'overdrive di anima. È qualcosa che, indipendentemente dalle vostre aspettative, penso vi stupirà. Dopo aver visto un piccolo attacco di una petta fare 20.000, vi stupirà, sì.
leone nato dall'amore di una madre, incatenata in una creatura come questa. In qualche modo, neanche a dire distorta, reinterpretata, ascesa in questo. La dice molto lunga, ragazzi. È un simbolo fortissimo. Come lo è questo attacco? Sorpresa! Sorpresa! Avete notato che non è come slot attacchi? Colpisce tutto. Io rimasi... direi sbigottito la prima volta. Privo di parole. Io scoppierei in lacrime. Thank you. Perhaps you'll teach me again someday? That's not possible. You have already surpassed your father. There is nothing more I can teach you. My work here on Spira is done. Time for me to go. Send her. Yes. In your hands. Destroy Sin and save Spira. Emblema della luna. Le cose stanno chiudendosi intorno a un cerchio. Stiamo ottenendo le ultime chiavi e contemporaneamente i potenziamenti più importanti a livello non di parametria di Final Fantasy X. Peccato solo non poter entrare. Molto bene. Ora c'è un posto speciale su cui voglio portarvi per un'altra sfera di Jekt e una chicca specialissima. E dopo un ennesimo hi-hi-ha, here we go, ci spostiamo verso la spiaggia di Beside. E si parlava di memoria. Questa è una cosa che secondo me da videogiocatori si faceva anche da piccoli. Che succede se torno sulla nave? Sarà perché il clero è nel caos, che i passeggeri sono diminuiti? Tranquillo, ci pensiamo noi. È diretta all'isola di Kilika. Vuoi salire? Di corsa! Nostalgia canaglia. Anche questa mappa. Li vedete i delfini là dietro? Allora, sulla nave, nel momento nel quale si vada sotto coperta, potremo raggiungere direttamente la destinazione. Ma questo ci permette infatti di viaggiare quanto vogliamo sopra, a partire da in realtà il principale obiettivo. Signori, buon lavoro! After you get that Aeon from Besaide, where are we going? Back the way we came. Then we go north from Bevel and climb Mount Gagazet. Beyond it lies Xanarkand. Xanarkand, huh? It's been in ruins for 1,000 years, right? So the legends say, no one knows for sure. It still could be your Xanarkand. Thanks for trying, Auron. I thought if I went with you guys, I might find a way to go back.
but it's not that easy. I'm sorry. No need to apologize, Braska. It's not your fault. I should be thinking about fighting Sin now anyway. Xanarkand can wait. But I will find my way back. Be careful, Jekt. Hey, I'll be all right. You're the one that should be careful. Wouldn't want your little girl to cry. She'll be all right. She's strong. Like her mother was. È molto bello poter vedere il loro viaggio e conoscere un po' di più di questi personaggi. Diciamo che già qui eravamo molto vicini a vedere delle persone, più che personaggi, se capite cosa intendo. Nice to see you again. You really quit the Knights? È merito nostro. Yeah, I did. Elma was upset with me, but Captain Lucille understood. Now I'm working as a chocobo breeder on this ship. I really, really love taking care of chocobos. Being with chocobos all the time, I think I found my calling. And it's all thanks to you. Thank you. Well, I'm happy for you. Oh, yeah. I found this in one of the chocobo nests the other day. It's no use to me, so I want you to have it. Cose preziosissime. I have to go now. It's time for lunch. Hey, I want to talk to you some more. Can't your stomach wait? I meant I have to feed the chocobos. They get really upset if they're not fed. Come mie gatte. See ya. Ovviamente, lo sapete già, ci sarà la versione un po' più triste di questo incontro con i sopravvissuti dell'operazione mia. Andiamo. Sapete dove vi porto adesso? Guardate laggiù l'aeronave. Vi porto nel deserto! La state guardando, questa accelerazione? State comprendendo il valore della decisione di aver preso prima di tutto Incontri Zero? Sapete che quello che ci aspetta verrà molto più che dimezzato grazie a questa cosa? Questa è una delle quest più simpatiche ma anche più odiose di Final Fantasy X a causa proprio degli incontri casuali del deserto. Tuttavia, lasciate che io spezzi una lancia a favore di questa meccanica, la meccanica di riportare il giocatore in vecchie mappe facendolo camminare per molte parti della mappa, molte volte talvolta. Avanti e indietro, avanti e indietro. Perché? Perché esiste lo Zolab, la Monster Arena. Ed è un ottimo modo completare i segreti del gioco nel mentre si catturano i mostri della, insomma, della lista, piuttosto che doverlo fare e basta, no? Per ora, per amor di esposizione, no? Per amor di ritmo, Incontri Zero ci salva anche da un bel po' di stress. Quindi, giunti all'ultima parte del deserto, vi ricordate questa tempesta? Oggi la rimuoveremo. E vedete, quel tipo laggiù, ecco, a lui non parleremo. Vedrete quando lo faremo. C'è qualcosa di inciso sulla pietra. Ballata dei custodi. 10 sono i custodi che il deserto sorvegliano a Prodi. Dorme il calmo e a cerca l'acqua. Non è ancora tornato. I Chiactus custodi vigilano il deserto grazie al potere delle sfere e difendono il villaggio. Una volta offerte ai monoliti le 10 sfere possedute dai Chiactus, si aprirà la via per il villaggio. E va bene. Dovremo andare a prendere Torme. E indovinate dove è Torme? Esattamente. Ci siamo capiti. Yep. 10. Sono 10. Bisognerà intuire le loro location. E che succede quando le raggiungiamo? Ed eccoci davanti a Torme. Ecco, una volta preso, Torme si occupa del rifornimento dell'acqua ed è rinomato per la sua flemma.
Pare che passino il tempo giocando, eppure i custodi sono orgogliosi guerrieri. Sebbene non amino la guerra, affrontano con coraggio chi osa prenderle alle spalle. In altre parole, se non riesci a prenderle alle spalle, i custodi perdono tutta la stima nei tuoi confronti e ti piantano in asso. Stiamo per giocare a un 2-3 stella, ragazzi, o stai là, a seconda dei freddi, orribili uomini che cercano la verità dietro le deformazioni culturali di un gioco stupendo, e che si dice un 2-3 stella, oppure in questo caso vedrete come loro lo interpretano. Sono minigiochi. Anche questo, molto Final Fantasy IX. Ti prendo, torne! Preso! E una volta preso, lo si può gonfiare, tra l'altro rubandogli... Speravo in una piuma, ma... Ehi! Waka? Grazie. Festeggiate perché qua gli AP fioccano. Non male, eh? Ok. Quando non riesci a prendere un custode alle spalle, ottieni la sfera del perdente. Quando invece riesci a prenderlo alle spalle, ottieni la sfera con il suo nome. Se raccogli molte sfere coi nomi, riceverai un compenso al viaggio. E infatti, in realtà, in base a quante sfere col nome ottieni, il premio finale sarà diverso. Tuttavia, possiamo comunque non necessariamente prenderle tutte 10 per ottenere il premio massimo. E, contemporaneamente, si può dire che sto premio massimo, poi, così fico non è. Così fico non è. Immagino però che intanto, nel mentre vi faccio percepire la pazienza che ci vuole a fare questo viaggio per la seconda volta, se vi tocca, possiamo discutere del fatto che probabilmente avete già intuito come sta venendo strutturato questo episodio, fino ad ora perlomeno. Abbiamo un bel zigzag di obiettivi, no? Stiamo raccogliendo sigilli, simboli, eccetera, simboli ed emblemi, no? Sigil in inglese. E questo inframezzandolo a sfere eject, chicche narrative, eccetera, eccetera, eccetera. Continuiamo. Bene. Sono 9. Erobibio e Azzonzo. Non è ancora tornato. E andiamo a cercarlo, è a Zonzo. Andiamo un po' indietro. Vediamo dove zonza. Eccolo! Robibio! Diventa isterico con i compagni troppo lenti. È uno sbarbatello. Ah, quindi sarà facile prenderlo. Vediamo. Aghi! 10.000 aghi! Vuole fregarmi, eh? E io frego te! Prima prova appare a schermo, principalmente perché puoi fallire... Non principalmente. Unicamente perché puoi fallire effettivamente due volte la prova prima di essere in qualche modo marchiato come fallito dai Chiactus. Si va al terzo... Il piccolo Chaba ama i numeroni. Non è ancora tornato. Questo è un incubo. Questo è un incubo in base a quante cose avete esplorato all'inizio del vostro primo, diciamo, arrivo a Bicanel. Perché vedete, all'interno dei vari messaggi al bed nascosti nei cartelli, ce n'è uno che parla di sconti. Presenta mostri potenti. Sotto c'è qualcosa, ma non si legge bene. Sensazionale sconto del 20% in tutte le case del Viante. Forse un vecchio volantino. 20! Maledetto, guardalo. Recentemente ha imparato a contare fino a 50. Affettuoso e molto distratto. Non saranno tutti così, ragazzi. Non saranno tutti così. Il duetto Alec e Aloia gioca da chiapparella fra i ruderi. Per fortuna, questa è più facile. Conosciamo abbastanza bene dove possano essere dei ruderi. È super evidente. Let's go! Cioè, in pratica questi non lavorano. Cioè, si fanno gli affari loro. Sono fratelli inseparabili e si muovono sempre insieme. Beh, sono inseparabili. Però è un peccato perché in realtà qui non c'è nessuna meccanica nascosta. Sono letteralmente... Cioè, sembrano invertiti qua o in combo, ma... Sono sincronizzatissimi. E quindi, ciccia... per loro.
Quindi abbiamo Vaquera che cerca la luce blu, e purtroppo una bella lontana. È amante delle novità, severo con gli altri, e precipitoso. Questo già può essere più pericoloso. E infatti cambia l'inquadratura. Ah, è un po' prolisso come minigioco, lo so. Che infame. Che infame. Ah, mi ha fregato per un pelo. Che bastardo. Vaquera, molto precipitoso. Fool me once, can't fool me twice, no? Pecca di questo. Sei stato troppo precipitoso. Robel invece è rimasto intrappolato e non è ancora tornato. Qui, se ci si ricorda dove sono i vari scrigni e si va in quello che era più... Stavo per essere molto volgare. Più celato, più eccentricamente posizionato, forse è meglio, si può facilmente trovare. Quello scrigno è chiusissimo. Mi sa che qualche curiosone ha avuto un piccolo incidente. Che bello che è in Full HD. È sbadato. Adora infilarsi nei posti stretti. Aperta al pubblico la sua collezione. Quanto avrei voluto... È caduto! Quanto avrei voluto vederlo. E infatti la sua collezione esiste, è fisica. Ed è un po' una porcheria in realtà. Però... A noi ci piace essere precisi. Ah, per un pelo! Ho voluto provare a prenderli tutti e tre in una volta. Ok. Seconda prova. Oh, ragazzi, è la perfect run, eh? Che sbadato che è. Per un pelo! Secondo me, però, il fatto che sia sbadato... Mi chiedo se... Secondo me quella sbadataggine... Avete visto che abbiamo potuto camminare parecchio con lui che ci guardava prima? Secondo me nasconde una gran distrazione. Poi sembra enorme comunque. Dai, Tidus, fai! Oh, finalmente. Ogni tanto ci becchi anche tu. Ne mancano tre. Con il sole a picco, il padrone del buco se ne va. Islaya, medita. Non è ancora tornato. Qui c'è una gran fregaturona del gioco, secondo me. Una di quelle cose che mi fanno un po' storcere il naso. Perché il Chiactus si troverebbe proprio laggiù, in quella sabbia mobile. Ma bisogna farlo caricare. Deve apparire sulla mappa. Altrimenti ci si attacca. Ed è un peccato. Cioè, ti costringe a... essere incerto, perché alla fine, all'inizio magari potresti intuire, sai, il padrone del buco, nel deserto cosa può essere, no? E invece devi poi tornare e dire, ma non è possibile, come, ma qua... Ah, eccolo! Ah, adesso c'è. Mamma mia, il calore che... distorce i miraggi. Eccolo, eccolo! Guardatelo! Medita. Il più illustre filosofo del villaggio. Passa giorni e giorni a scavar tane. È colpa tua. Mostro prudente. No, non è vero. C'erano i mostri terribili. Molto prudente. Allora, vediamo un po'. Sembrava di profilo, no? Invece no. Lo adoro, guardatelo! Che maledetto! L'avete... Oh, santo cielo, bisogna camminare il più possibile!
qualche particolarità ci hai fatto. Forza, forza! Corri, corri! Via, 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 via! Bisogna fare quel passo in più, no? Prima di fermarsi. Questo Chiactus sta diventando bellissimo. Bellissimo. Due sono i custodi che il deserto sorvegliano a Prode. Elio il curioso è partito per un viaggio. Non è ancora tornato. Questo ovviamente penso che riguardi bene o male tutti. È il mio preferito. Vi faccio vedere perché. Sì. Sì, ha usato la salvosfera. Ha letteralmente usato la salvosfera per andare all'aeronave. Anche se stavolta hanno un po' sbagliato, perché l'aeronave è chiaramente super cannata nelle proporzioni. E si è tornati su per andare a catturare il Chiactus, ragazzi. Pura arte. Chi siamo noi per distruggere il sogno di un Chiactus? Chi siamo noi? Eccolo il vero super boss finale. È gigantesco! È veramente gigantesco! Inquadratura unica. Eh? Col cuore pieno di miraggi, è partito alla ricerca del... Cosa c'è fuori dal deserto? Un po' istrionico. Stavo per spiegarvi, avete visto che qui la trappola è l'inquadratura? Però non è lei che mi ha fregato. Guardatelo. Oh no! Aspetta! Attento, l'equilibrio! No! Che cosa orribile! Poverino. E vabbè. No, Elio. Che figa la mappa. Andiamo. Ai ai ai. Finalmente ci siamo. Uno è il custode che il deserto sorveglia Prode. Frey rimane sempre indietro. Non è ancora tornato. Oh! Eccolo! Quatto Quatto ha allargato la sua sfera di amicizie. Furbo! Ah, lui mi piace. Lui cercherà di ingannarci. State a vedere come. Shh! Stronzo. Super stronzo. Scusate la parolaccia, ma penso che uno come lui se lo meriti. Oh, neanche una piuma. It's over. It's over. Buia! Eccoci qua. Frey, tu sei l'ultimo. C'è qualcosa di inciso sulla pietra. 10 sono i custodi che il deserto sorvegliano a Prode. Torna il camo a cercare l'acqua. Non torna più. E... Scusate, però vedete, ovviamente c'è anche il messaggio del fatto che forse non erano proprio normali Chiactus quelli che abbiamo catturato. E che in ogni caso il loro potere non è più attivo. Abbiamo distrutto una barriera probabilmente millenaria. Così, per due scrigni. Anche perché purtroppo qui non si combattono solo Chiactus come potreste sperare. Allora, il primo è l'emblema di Venere, il vero motivo per cui siamo qui. Il secondo è il premio basato su quanti ne abbiamo catturati al 100%. E il massimo premio è un'empatosfera. Carino. E basta.
Tuttavia, è il momento di altri ricordi. Ed infatti, in realtà, semplice teletrasporto, torniamo al fluvilinio che... troppo figo, ragazzi. Però ecco, abbiamo già qui una Jack Sphere che possiamo tranquillamente recuperare, così da assorbire un po' di più di un altro viaggio. Andiamo, la guardo. C'è un sacco di roba da fare. Appunto. È una delle aree più belle da rivedere in The Master, ragazzi. C'è poco da fare. Guardatelo. What are you shooting me for? So you don't do anything stupid again. I can't believe you attacked that shoe puff. Lord Braska had to pay the handler for damages, from his own travel money. I said I was sorry. It's never gonna happen again. I promise. Ah, a promise. Which you'll forget come tomorrow. Oren, please, he did apologize. He knows he was wrong. That's it. Only thing I drink from now on is shoe puff milk. You're sure? We're on a journey to fight Sin and save Spira, right? If I keep screwing up and making a fool of myself, my wife and kid are never gonna forgive me. That's on the record. Santo cielo! Ma lo avete visto? Adesso io non so quanti più grandi ci sono a seguire questo spirito dell'esperto rispetto magari a quando lo hanno giocato, no? Però è pazzesco, era veramente avvilito in ogni momento. Ma tu guarda un po' che personaggio che è Jack, lo Shoopuff, bello, guardate la mappa, cioè l'alfabeto di Spira è davvero utilizzato, ed è qualcosa che sicuramente non è da shock, è chiaramente una cosa normale, si potrebbe dire, ma per quanto sicuro ci sono delle piccole scritte qua e là che non hanno alcun significato, è fantastico vedere questo tipo di cura nei background, perché comunque nella stessa generazione la risoluzione non era alta, non erano davvero leggibili il più delle volte. Fantastico. Here we go! E infatti adesso andiamo a Guado Salam, parlando di cose fantastiche, perché siamo qui, Siamo qui, dove in teoria sarebbe molto pericoloso essere, e non è qualcosa che è stato dimenticato nella stesura, diciamo, dell'apertura del mondo di gioco. Sin ci attaccherà presto e ci farà fuori tutti, umani e Guado. A cosa è servito obbedire a Yevon? Non c'è più unione tra noi, Guado. Potrebbe accadere l'impensabile. Pesante, eh? Why are you in Guado Salam? What business have you here? You want to start something? If it would please you to harm a defenseless old man, then burn me, boil me, it matters not. Huh? Lord Seymour is gone. No lord rises to take his place. The Guado merely wait for Sin to come and finish us off. Why should I care what you do to me? If it meant rejoining Lord Jiskol and Lord Seymour, then your taking off my head would be the greatest kindness. Non è sbagliato da parte sua essere così chiuso, perché è anziano, ha vissuto la sua vita ed è molto difficile per lui accettare quello che sta accadendo. La stessa divisione del suo popolo è qualcosa di terribile. I Guado sono probabilmente
tra le specie più compatte culturalmente di Spira. E noi possiamo seguirlo, in realtà, perché lui effettivamente sta andando verso l'oltremondo. E anche noi dobbiamo andare là. Osservatelo, Non si viene qui spesso, ed è veramente affascinante. Guardate. Senza la trama spingerci in una direzione o nell'altra. Sì, sì, ci sono cose da fare. Ma guardate, Qui abbiamo diverse interazioni. Quella che ci interessa è il simbolo di Marte. Ma gli extra non sono da poco. I'm still not the person I wanted to become. Not yet. I'll come back to let you know how things went. I hope I'll bring back good news. I have prayed and prayed, yet Lord Seymour does not appear. Has he not reached the far plane? Has he become a fiend? Ay, ay, ay. Oh, my poor Lord Seymour. Tell me, where do you wander? E rientrando, l'inquadratura cambia ed è possibile osservare anche altri spiriti, altri cari per le persone che vengono qui in cerca di ricordi. La prossima vita spero sia in un mondo senza Sin. Non voglio rinascere su Spira. Avevi studiato così tanto per diventare sacerdote. Aspettavo con ansia il giorno in cui ti saresti fatto onore. Parlando di onore, continuiamo nel nostro zigzag di eventi, completismo e appunto memoria. Prossima sfera di Jack, ragazzi. Si vede già da qui, vicino all'ascensore che porta a quel momento tragico dell'operazione Mihen. Vi ricordate? Questo luogo ha ancora dei segreti per noi, ma per ora facciamo ottimo uso del nostro incontri zero e recuperiamo un altro momento del pellegrinaggio di Braska. Eccoci qui. Thanks for everything, Kinnock. I know I don't need to tell you this, but guard Lord Braska well. That I will. And you'll be busy too. I heard they made you second in command. You know that promotion was meant for you. You were always the better one, even until the end. You make it sound as if I was going off to die or something. I will see you again. Yes. Well then. Going already? You will tell me about Zanarkand when you return, won't you? Farewell. Interessante questa registrazione. Molto interessante. Kinnock è un po' la rappresentazione di quello che è Spira e di quello che può accadere a una persona anche buona se inserita all'interno di certe tipologie di culto e coercizione in qualche modo religiosa. È terrificante pensare a quello che poi è successo nonostante il fatto che rimane per Auron un amico intrappolato in quella che è la spirale di morte di questo mondo. Questa macchina è irrecuperabile.
le smonterò i pezzi, potrebbero sempre servire. E infatti, questa conversazione ci porta a chiarire un punto. Ci manca ancora un dizionario al bed. Ma no, non è ancora il momento. Anzi. Siamo in procinto ormai di giungere a una certa chicca che ho anticipato all'inizio dell'episodio. Ma prima di questo, torniamo all'aeronave. E signori, ci manca ancora un oggetto particolarmente importante per le nostre armi finali. Ordinando tutti i nostri cari preziosissimi oggetti nelle rarità. Come potete notare, ci manca l'emblema di Saturno. E per ottenere l'emblema di Saturno... è arrivato il momento che, sotto un certo punto di vista, non è assolutamente noioso all'interno dell'endgame. Me lo ricordo perlomeno con una certa gioia. Ora, salviamo la partita. Si apre la mappa e... in puro stile di questo episodio, ossia di fare le cose capitolo dopo capitolo, step by step, perché non stiamo incrociando gli obiettivi ogni qualvolta andiamo in un luogo per farli tutti contemporaneamente nel minor tempo possibile, chiaro? Sto cercando proprio di farvi capire, passo dopo passo, tutto quello che c'è da fare. Mi farete sapere se vi piace, perché ora come ora dobbiamo tornare in tutte le singole aree che abbiamo visitato durante la partita a far cosa? Catturare mostre, ragazzi. Beside, Kilika, la via Mihen, Jose, la Piana dei Lampi, il Lago di Macalania, Bicanel. Ovviamente alcune le abbiamo già completate. Ma ora dobbiamo fare il possibile per riempire quell'arena. Lo Zolab. Facciamo felice quell'anziano. Rendiamolo orgoglioso di noi e... signori? Yeehaw! Here we go! The flow of time itself is convoluted. Ed ebbene, ragazzi, io ricordo fermamente come all'inizio della serie vi feci vedere il buon professor Odin distorcere il tempo. Quello era niente rispetto a questo. Signore, bravo! Tra zone e specie hai completato ben 10 collezioni! Credo che ti meriti questo. Dicono sia di gran valore, ma a me non serve. Eccolo qui, ma ecco... ho detto che questo è niente, l'emblema di Saturno è soltanto la ciliegina su una torta che deve essermi ancora servita. Quindi... ok, let's go! E sì, si va, fellow Guardians, ma lunghi, perché abbiamo completato tutto. Le aree esplorate fino ad ora, con alcuni premi extra, tra l'altro, che arrivano direttamente dall'aver catturato ciascuna razza delle diverse specie, che ovviamente per questo motivo non avranno nuovi reskin nelle prossime zone. Il succo, tuttavia, è tenere particolarmente d'occhio gli oggetti che hanno mix o abilità da modifica particolarmente interessanti, come Auto Protect, fondamentale, HP più 30%, e ovviamente i classici quartetto, super difesa, yada yada yada. Insomma, si è completato tantissimo e soprattutto sbloccato parecchie creature uniche dello Zolab. Oh sì! Ah! Ho riso prima e rido ora, scusate. Ragazzi, vi siete resi conto di quale passo in avanti abbiamo fatto verso l'endgame e quanto lungo è stato grazie a questa pausa di completismo?
Noi ora stiamo giocando con la Free Cam dinanzi al mare di Beside, ma... credo che Riku sarà davvero molto, molto contenta. Sappiate che queste sono quelle scene che risultano essere davvero complesse da gestire nell'episodio roba di uno spirito dell'esperto, ma cavolo, 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 quanto le aspetto ogni volta. Non vedo l'ora di sapere come vi sentite. È tutto estremamente normale, eh? Il completismo di questi episodi non sono le chicche o il... RNG manipulation che si fa ogni tanto, no? Di manipolazione di quelli che sono i numeri casuali del codice per ottenere oggetti in maniera incredibilmente, diciamo, precoce o speciale. No, no, è tutto naturale, però... Che cosa unica che hai in un Final Fantasy. Wow! E non è finita. L'episodio non è finito. Sono fomentatissimo, ma... Vedete, ora è il momento di una pausa ascensore. Di un intervallo, chiamiamolo, perché... Vedete, io devo rimproverarci tutti. Tutti. Io voglio sapere nei commenti se qualcuno di voi è libero da questo rimprovero, ma io credo proprio che quando eravamo noi più giovani a giocare Final Fantasy, chiunque lo abbia giocato la prima volta, indipendentemente dall'anno o dall'età, queste cose, signori, non le ha usate. Non le ha usate. Quindi... vediamo come si sarebbe dovuto fare. La prima password è Victorias, ed appunto il consiglio diceva di incrociare i due indizi di Killica e Bicanel. Il premio che si ottiene dal luogo che si va a trovare tramite essa è... meh. La seconda invece è Murasame, e stavolta l'indizio è molto più infame. E potremmo dire, di nuovo... giapponese, perché bisogna esaminare il pilone giusto senza alcun indizio visivo. La password è lì, ma è ben nascosta. Di nuovo, però, il primo che si ottiene è un altro me. L'ultima è God Hand, e la si può trovare sempre nello stesso punto della piana della Bonaccia. Tuttavia, canonicamente, si dovrebbe raggiungere tramite indizi sparsi per la pianura, seguendoli alla perfezione. È lei che cercavamo, perché è proprio tramite quest'ultima che ci muoviamo verso la chiusura dell'episodio, la parte conclusiva di questo roba. Ci siamo. Si torna a parlare del primo argomento introdotto nel video. E lo faremo, ragazzi, tornando di nuovo alla classica, ormai rivisitata più volte, aeronave. La password finale, che in realtà è di solito quella che si mette per prima, God Hand, ci porta alla discussione sulle armi finali di Final Fantasy X, che sono di solito il massimo obiettivo di qualunque giocatore JRPG, gli equipaggiamenti conclusivi che portano i personaggi nell'endgame. E vi dirò, ci sarà da discutere, perché non è il momento di fare un'altra pausa ascensore, ne abbiamo fatte abbastanza, non sempre con la host dedicata, ma insomma, abbiamo avuto numerosi approfondimenti in questo episodio e avremo come ultimo questo. Tuttavia, perché ne vale la pena? Perché vedete, nel mentre ci spostiamo in una delle zone che abbiamo anticipato durante la serie, alla Valle Micorocciosa c'era quel canyon sotterraneo, oddio, sotterraneo è un parolone, semplicemente un dislivello che non si poteva raggiungere e che... tra l'altro... questo non lo ricordavo? Ha un'inquadratura iniziale che mi ricorda terribilmente gli out of bound che si utilizzano in alcuni videogiochi come Dark Souls, in cui la telecamera si rompe in quanto i geodata si disattivano in alcune pareti e ti permettono di raggiungere luoghi precedentemente inarrivabili senza ovviamente fare il percorso corretto di gioco. Stupendo. Comunque, vedete, le armi finali di Final Fantasy X, che si chiamano Celestiali, non hanno lo stesso strapotere di altri capitoli come per esempio Final Fantasy VIII, in cui sbloccavano cuore di pietra per Squall, ok? Anzi, visto che Final Fantasy X è nato insieme a quello che è stata la community del web 1.0 di internet, c'è stata parecchia chiacchiera sul fatto che non fossero poi le armi che si sperava fossero come assolutamente, inopinabilmente le migliori in assoluto. E di questo discuteremo, perché vedete... quello che state per vedere è lo sbloccare di equipaggiamenti, sì, assolutamente unici, sì, con meccaniche e algoritmi, o meglio, diciamo calcoli algebrici di danno unici, ma che hanno creato dei dubbi alla community. Guardate che bello che appare il personaggio, perché God Hand è l'arma di Riku, tra l'altro col modello della mano destra del gioco durante il combattimento, no? Un po' meno dettagliato.
Allora, come funzionano queste armi finali? E ora che le prenderemo tutte, cosa si deve fare? Allora, partendo dal presupposto che ho venduto tutti gli equipaggiamenti per pulire un pochino i menu e che Godhand ha AP uguale a 0, cosa significa tutto questo? Intuibilmente, nessun colpo di scena, i simboli e gli emblemi che abbiamo raccolto in questo episodio durante l'intera partita sono le chiavi per rompere i sigilli utili a dimostrare il loro vero potere. Li abbiamo tutti, ma a quanto pare non basta per poter automaticamente risvegliare queste armi. Proprio perché comunque, ragazzi, parliamoci un secondo chiaro, non esistono caratteristiche nell'equipaggiamento, non sono parametrie che aumentano il danno, non ci aumenta la forza. Quindi in realtà è tutto in base alle abilità. Quindi, ora come ora, questa non serve a niente. Ora, raccogliamo tutte le altre e facciamoci una chiacchierata. Ve l'ho detto che avremmo fatto zigzag. Guardate, questa è particolarmente infame, perché è nascosta. Tuttavia, secondo me, è simbolicamente tra le più belle di tutto Final Fantasy X. Specialmente per una serie come Lo Spirito dell'Esperto, state a vedere. Sir Onion Knight, il Cavalier Cipolla, una classe classica del job system di Final Fantasy che di solito aveva tutte le abilità appunto disponibili, anche se ovviamente con meno efficienza di quelle super specifiche. Questa è l'arma di Lulu, ed esattamente come Riku ha ora equipaggiata la God Hand, la nostra Lulu avrà Sir Onion Knight con il suo AP0. Proseguiamo. Andiamo oltre. E si torna a Luca. Sapete, ragazzi, ovviamente qui troveremo l'arma di Wakka. E di nuovo questa sorta di backtracking è particolarmente Final Fantasiano di un certo tipo. JRPGiano, di nuovo. Il famoso giapponese che discutevo prima. Si vanno a riesplorare le aree e in realtà, potenzialmente, in una partita normale, senza andare a voler essere ottimizzati o a non perdere tempo, è normale che ci si metta a parlare con tutti i personaggi. Final Fantasy X è speciale in questo. C'è sempre qualcosa da dire, vedete? Anche il clero a volte sbaglia. Del resto, sbagliare è umano. I dialoghi di tutte le città evolvono in base alla trama. Nello spirito dell'esperto non c'è modo di andare ad approfondirli tutti, ma come potete notare c'è un lavoro sopraffino in questo, un vero e proprio overhaul di tutto quello che è la narrativa dei personaggi, del loro carattere ed esperienza di vita, a causa delle nostre azioni. Ma, appunto, parlando con tutti, prima o poi qualcosa si sblocca. Hey tu, Blitzer! Ce l'hai quella cosa, vero? Fammi vedere un po'. Ragazzi, provate a immaginare cosa diamine dovrebbe significare questa cosa. Bravo, sei degno di ricevere il tesoro di famiglia. Vedete? È il tesoro di famiglia. Secondo voi utilizzavano questo World Champion? Cioè, qualcuno è diventato World Champion? Utilizzando questo pallone nelle partite ufficiali? Proprio questo? Non trovo nulla di sbagliato. Però ve lo ricordate lo scrigno, no? Vicino allo Zolab. Quella è un'altra arma dei sette astri. Anzi, qui se ne possono trovare persino due. Quindi me ne voglio approfittare. Ovviamente ho ridato il Devastator a Riku, mentendo spudoratamente prima per fare scena, ma voglio che tutti tra poco abbiano le loro armi celestiali equipaggiate. Tuttavia c'è abbastanza spazio sullo schermo per non fare una pausa, in quanto appunto è stata ridondante fino ad ora come strategia, ma parlarvi di queste armi finali. Vedete, hanno tutte delle abilità che una volta sbloccate le rendono estremamente forti, estremamente comode e bene o male, in generale, equilibratissime per il personaggio che vanno appunto a potenziare. Tuttavia, ci sono due dettagli che le rendono da una parte estremamente forti, dall'altra estremamente discusse, appunto come ho detto prima. Il primo, incredibile, è che ignorano le difese degli avversari. Questa è la chiave assoluta che purtroppo porta, bene o male, quelle discussioni a raggiungere il punto fatidico di dire cavolo, indipendentemente dallo sforzo che si vuol fare, comunque bene o male, quasi sempre, anche se quel quasi un po' spezza il cuore in un'arma finale, saranno più efficaci di qualunque altra.
a differenza di quelle altre che magari hanno libertà di mettere abilità soltanto utili e sempre incredibilmente efficaci in un combattimento, piuttosto di quello che vedremo, per esempio, Riku avrà Gil per 2, no? Si monetizza di più, ma come arma finale, non opzionale come modifica, è un po' un peccato. Quelle potrebbero essere più utili in specifiche situazioni come ottimizzazione, ma in tutte le altre, no. E qui lo specchio delle sette astre sta reagendo, e lo usiamo. Yuna. Nirvana. Ok. So che siamo tutti... Oh, che gioia! Siamo tutti curiosissimi, io stesso, di rivedere, no? Dopo tanto, tanto tempo, queste armi in mano ai personaggi e gli effetti che possono avere. Però, noi ti abbiamo sfruttato, eh? Ma ora, tocca a te. Infine, una delle armi più dolorose per tantissimi giocatori. Io nello spirito dell'esperto vi ho mostrato che comunque non è così terribile, perlomeno per il mio carattere e modo di giocare, ma mi rendo perfettamente conto della frustrazione che può causare ottenere gli oggetti di Tidus. Quello in particolare. O l'altro se si fa quel grave errore, che capirete molto presto cosa significa. Tuttavia, ultimo dettaglio, quel famoso calcolo, l'algoritmo dei danni. Signori, le armi dei sette astri hanno una particolarità. In base alla percentuale di HP che ha il personaggio che ne usa una, avranno o meno il loro danno massimo attivo. Letteralmente un malus. Cosa intendo? Che se un personaggio ha il 100% di HP, faranno il loro danno per 1,0. Se hanno meno degli HP curati al massimo, allora la percentuale si abbasserà. Non è un bonus moltiplicativo se sono in full HP, ok? È un malus se non lo sono. Il calcolo è quasi completamente slegato dal cap di HP che ha il personaggio, ma è comunque terribilmente fastidioso. Un po' come questo tizio che se l'è appena spassata un po', dice, e non ci permette di passare perché deve stare ligio ai suoi doveri nonostante tutto. Ha già sgarrato un po'. Con cosa ha sgarrato? Si è fatto una corsa di Zaffa Chocobo, proprio l'incubo di cui stavamo parlando prima. E per quanto a livello giapponese è un indizio su quello che è necessario fare per ottenere uno degli oggetti chiave per migliorare l'ultima weapon, e mi mancava terribilmente dire queste parole in un Final Fantasy, ci tocca farlo anche noi per distrarlo. E nel mentre proseguo a discutere con voi di queste armi, perché vedete, quel calcolo può portare veramente a risultati disastrosi in combattimento. Si può arrivare a meno del 10% dei danni standard che si farebbero con queste bestie, ok? Tutto il contrario invece è l'arma di Auron, è l'unica che ha un'eccezione e funziona esattamente all'opposto, con invece percentuali estremamente più alte nei risultati del calcolo. Per lui il malus è essere a full HP. Sotto il 70% il danno aumenta e arriva fino a poco oltre il doppio, rendendolo quindi in generale una spina nel fianco in qualunque partita normale, ma estremamente una gran figata nelle challenge run, senza livellare eccetera eccetera eccetera. Non me l'aspettavo, questo è first try ragazzi, l'ho preso anche un sacco di bot. Vedete, non è così difficile, non lo è. Mannaggia, non lo è. E tornando qui, infatti, ora siamo liberi di osservare questa forma di reliquia con il simbolo di Yevon. Un meccanismo più che una reliquia. Sarebbe stato bello approfondire queste armi, da dove potessero venire, quale fosse il loro significato nella storia di Spira. Però è anche la prima volta che vediamo lo specchio così da vicino. Gli è apparsa fra le mani. Ultima weapon. Oh yes! Yeah! Fantastico! E ricordiamoci che dopo tutto nella tradizione dei Final Fantasy, ultima weapon è anche un super boss. Tempo al tempo. Ed ormai ci siamo. Ho lasciato i nostri due guerrieri dallo sguardo truce per ultimi, perché hanno le armi più complesse da ottenere per quanto riguarda l'ottenimento fisico dell'equipaggiamento. Non parliamo di emblemi e simboli, ovviamente, perché c'è di peggio, decisamente di peggio. Tuttavia, ecco, il meccanismo di riesplorazione e backtracking dei Final Fantasy anche qui comunque funziona. Perché quest'area, per esempio, no? Ok, non c'è la world map vera e propria, ma tornando qui
Qualcosa si trova. Spada ossidata. Spada ossidata. Avete qualcosa da dire a riguardo? E si deve tornare proprio vicini a quell'operazione di nuovo. Io adoro le interazioni con questi NPC, ragazzi. Francamente mi piace veramente tanto vederli interagire con questo mondo che cambia, perché li fa sentire molto vivi. E a tal proposito, vediamo se anche lui... I templari che vigilavano la via sono spariti all'improvviso. Pare siano a far la guardia al palazzo di Bevel. Capisco che Bevel sia importante, ma la sicurezza dei viaggiatori? Però vedete nella mappa, nella mini mappa, ecco, qui c'è un percorso. Non si può salire qua, bisogna sfruttare queste scatole. Non è bellissimo, però è un piccolo segreto che permette ovviamente di collegare le varie mappe ancora meglio, di ottenere uno scrigno, perché da qua non ci si era passati. Grazie. E ottenere un'arma dal nome abbastanza riconoscibile. Per gli appassionati e in realtà non solo. Ogni tanto un minimo di silenzio anche in un episodio roba secondo me è prezioso. Per questo non sto facendo una sorta di combinazione di discussioni mostrandovi le abilità delle armi finali a schermo nel mentre discuto delle possibili opzioni. Pff, andrà bene come finale, ragazzi. Un ultimo momento di relax nel mentre osserviamo la statua di questo guerriero, Mien. È contento, abbiamo sbloccato qualcosa. Le armi dei sette astri. Considerando che nel mondo di Spira la morte è così legata a concreti eventi e conseguenze nel mondo dei vivi, è interessante, secondo me, speculare un po' su come possano funzionare questi meccanismi. Fuori, ovviamente, dall'idraulica. Guardalo, guardalo. Di chi poteva essere? Eccola qui l'arma speciale. Manca Kimari. Sempre ultimo, poverino. Sempre ultimo. Vi ricordate che avevamo parlato di un fantasma? Che abbiamo schivato un paio di volte, di Kiactus? Questa è l'ultima cosa che dovremo fare. Cerchiamolo. Nel mentre... oltre ai fulmini che non voglio schivare, per scelta, proprio, mia politica, ascoltiamo Mecha. There is a legend, you know. Just before the horrible sin appeared, terrible war raged between Bevel and Zanarkand. When the armies of Bevel attacked Mount Gagazet, they heard a song echoing across the snowy slopes. 'Tis a song from an other world, they said. Soldiers panicked and ran. And then, as if to pursue the retreating armies, Sin appeared. Sometime later, scouts from Bevel braved the mountain. On the other side, they witnessed the ruins that had been Zanarkand. The city destroyed, not a single soul left standing, gone. In its place, a multitude of the faith had gathered on Gagazet. They were singing a song. It's the song we now call the Hymn of the Faith. And that, as they say, is dead. Well, maybe not all of it. E senza l'ultimo Here We Go, perché meriterà di essere ascoltato in prossimi episodi, quando si tornerà a fare altra ciccia, perché c'è, ragazzi, tutto quello che abbiamo fatto in questo episodio è l'introduzione, per quanto ovviamente estremamente completistica, del gran finale. E le armi, in maniera piuttosto intuitiva, si completano qui. Così come molto presto completeremo anche le sfere di Jekt. E i turbo dei protagonisti saranno al 100% con l'ultimo potere di Kimari. C'è un po' da fare. Sì.
Ma se delle armature, per certi versi ben più importanti delle armi, parleremo quando ci dedicheremo al loro potenziamento e soprattutto creazione. Eccoci quindi alla fine di questa prima parte dell'appuntamento storico di tutti gli spiriti del falò. Allora, approfittiamoci di questo risveglio dei sette astri per parlare delle abilità delle armi. Quelle finali, ragazzi, hanno un paio di insulti al giocatore hardcore, eh? Perché se ci pensate un momento, AP per 2, una volta potenziato al massimo un personaggio, su un'arma finale che in questo titolo ha 4 slot per determinare tutto ciò che è nel gameplay. Però ecco, vedete, sono comunque insuperabili, proprio a causa del loro ignorare le difese avversarie. Turbo esclusi, ma tanto esiste toccata in company, quindi... Cioè, quando si arriverà ad avere abbastanza fortuna da non rendere i critici una questione di chance, questo bonus le renderà in grado di fare così tanti danni da permetterci di non pensare nemmeno a perforazione. Perché sì, cioè le armi celestiali non superano quello status difensivo dei mostri corazzati, ma lo rendono spesso, se non praticamente sempre, inefficaci in ogni caso e parlandoci chiaro, di nuovo, molte delle loro abilità sono comunque top notch. Danni a Peyron non l'ho mai descritta fino ad ora, ma penso che sia intuibile. È una delle abilità sia più difficili da ottenere, perché inserirla in un'arma necessita di 60 materie oscure, sia quella più chiave di tutte. Permette di rompere il granitico nel franchise, limite di 9.999 danni, o anche cure, insomma, è questione di numeri, ok? Inoltre, ogni arma celestiale che rilascia il suo originale potere sblocca tale abilità per uno degli ioni di Yuna, che già ovviamente non l'abbia di base. Insomma, se state percependo il cambiamento verso il quale abbiamo condotto la squadra, ecco, aspettate di sentire, a questo stavo ambendo particolarmente, cosa fa Duck and Box. Questa skill è completamente rotta perché è come contrattacco, ma si attiva invece quando l'attacco viene schivato. Bene, così dice, ma non è esatto al 100%. Evade Encounter, in originale, prima di contrattaccare, schiva automaticamente gli attacchi fisici, indipendentemente dalla propria evasione. Capito? Li schiva. Punto. Questa è un'altra chicca atomica per le challenge run, in pratica. Ok, attacchi in gruppo, speciali o contrattacchi avversari dovranno comunque usare la statistica. Ma non è un'abilità che asciuga gli scogli, capito? Il resto, esclusa contramagia, che con certi avversari è sicuramente più adatta, amplifica magia, consuma MP1, sono comunque realtà molto parallele. Triplo turbo, sicuramente divertente e comodo, specialmente per il transfer, però ecco, a voler creare l'alternativa... Il problema grosso è che tutto il resto andrebbe a doversi basare per forza sul superare difese altissime che non verrebbero più ignorate dalla magica abilità unica delle armi celestiali e quindi dai nemici corazzati. Non essendo più nell'epoca in cui i bit di calcolo sono limitati al punto da rendere 255 il reale tetto parametrico, in Final Fantasy X è appunto una scelta stilistica quasi, quindi anche raggiunta la massima forza, i bonus percentuali hanno comunque effetto, come incentivo quando ve lo spiegai, e quindi mettendo un bel attacco fisico più 20% anche a un personaggio massimizzato, unito a perforazione, toglie quasi ogni pensiero, escluso forse un super boss di cui parleremo nei prossimi episodi. Ma come potete notare, il grande mito che io stesso ho vissuto per tantissimi anni del «Ok, ho le armi celestiali, però se fossi veramente quel giocatore eroico e completo, pazzo, mi farei l'arma perfetta che è superiore ad esse», cade, perché non lo sarebbe migliore. È pazzia, specialmente per i veterani che hanno partecipato privatamente al gioco e non alle community appunto del mondo, che in questi anni hanno scoperto la verità, ma no... Comunque vada, per quanto fastidiose siano alcune abilità, salvo forse qualche personaggio che effettivamente magari come support può fare di meglio con un'arma creata da zero, magari non dovendo attaccare, eccetera, sono comunque il top. E quanto abbiamo fatto in questo episodio, senza praticamente livellare uno solo di essi, dei nostri protagonisti? Vogliamo vederne i risultati? Anch'io. Ma... abbiamo un piano da seguire qui. C'è una cosa da fare prima. Oh, alla prossima!